Bene, sta arrivando notte, ci aiutiamo con un softbox e vi spiego che cosa abbiamo fatto oggi. Una ricetta molto semplice, ok? Perché noi diciamo sempre le cose più semplici sono le più buone. Peccato che le cose semplici però non le facciamo mai. Oggi facciamo sì qualcosa di semplice anche nel gusto. Un'orata cotta nel sale con una cupola di sale perfetta per mantenere tutti i profumi all'interno, sentirete che bontà una volta che l'assaggerete. Allora, è successo un casino, il softbox non funziona, salta sempre la lampadina, quindi mi tocca tornare qua in cucina. Giuro che la prossima volta registrerò proseguiamo. Sono di un anno più vecchio, quindi adesso comincio un po' ad affaticare, anche insomma mi si allappa la lingua più facilmente. Parlavamo di orata. Allora, mi sono procurato 4 orate, non sono tanto grandi queste qua, 350 grammi l'una circa. Se siete particolarmente sensibili vi consiglio di skippare il video di circa 15 secondi e soprattutto di acquistare delle orate già eviscerate, perché vi faccio vedere come si fa a fare questa procedura. Bisogna tagliare con la forbice da cucina la pancia dell'orata e rimuovere con le mani o con un cucchiaio le interiora. Si sciacquano bene e poi basta. Questa qua è la procedura, in realtà non è molto difficile, anzi si tiene da parte. Ora prendiamo le erbe aromatiche. Io ho scelto maggiorana, timo e prezzemolo. Potete sceglierne anche altre. Ho preso uno spicchio di aglio, ho rimosso l'anima che così è più digeribile e l'ho tritato assieme alle erbe aromatiche. Teniamo da parte il trito, anzi no, che teniamo da parte? Prendiamo un cucchiaio e mettiamo un cucchiaio di trito di erbe in ogni, nella pancia insomma di ogni orata. Aggiungiamo un goccino di olio, due fettine di limone che danno freschezza e adesso sì che teniamo da parte, perché dobbiamo occuparci della crosta di sale. Prendiamo gli albumi, li montiamo a neve ferma. Quando abbiamo ottenuto un composto bello sodo, uniamo poco alla volta, mescolando dal basso verso l'alto, ma non serve essere troppo delicati, il sale grosso e il sale fino. Così alterniamo sale fino, sale grosso, fino ad ottenere un composto spatolabile. Per questo io, ad esempio, ho aggiunto un goccino di acqua perché vedevo che era un pochino troppo asciutto. Carta da forno, anzi prima placca, poi carta da forno, un pochettino di questo composto sulla base, disponiamo bene le nostre orate e ancora le ricopriamo con tutto il resto di questa pappetta di sale. Cuociamo in forno preriscaldato, 220 gradi in modalità statica per circa 20-25 minuti in base alla grandezza delle vostre orate. È chiaro che se sono anche di 600 grammi le vostre orate dovrete cuocerle almeno una mezz'oretta, ok? Adesso vi faccio vedere cosa ho fatto nel giardino, nel prato, e poi ci ritroviamo qua. Cottura ultimata, adesso rompiamo la crosta. Allora, il pesce è cotto giusto quando la pelle viene via così. Guardate quanto è succulento. Guardate che meraviglia. Cioè, è spaziale. Avete visto quanto è succulento questo piatto? Avete visto quanto è facile farlo? Avete visto quanto è umida la carne? Sfilettate le vostre orate, le condite con un goccino di olio e un pizzico di pepe, le accompagnate con un'insalatina di pomodorini e magari un'altra insalata di patate e prezzemolo e siete a posto. Avete fatto una cena, un pranzo equilibrato, leggero, fresco, quel profumo di estate meraviglioso. Io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a qua. Ci vediamo su Instagram con altri contenuti, con le stories, con le foto, video divertenti, tutte le stupidate che mi piace fare. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale qua oppure qua sotto cliccando sul tasto iscriviti e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati. E invece qua c'è il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. Noi ci vediamo giovedì alle ore 15 con un nuovo video. E grazie per essere stati qua e provate a fare questa ricetta.